Cari telespettatori, ben trovati, siete collegati con lo stadio comunale di Gorle, dove si sta per disputare la sfida tra Gorle e Pianico, la nona giornata del campionato girone E di prima categoria. Il neopromosso Pianico, partito con ambizioni importanti, ha avuto un avvio di stagione complicato, ma settimana scorsa è arrivato un 6-1 interno contro la Torre. Oggi la volontà è dare continuità di risultati e di prestazione per riuscire a risalire la classifica. Dalla parte opposta Gorle, sotto certi aspetti molto simile al Pianico, partito con ambizioni, ma anche lui ha zoppicato in questo avvio. È arrivato però un 8-0 in trasferta settimana scorsa contro il Città di Dalmine, e oggi la necessità di fare ancora risultati, fare ancora una prestazione importante per rimanere agganciati al treno playoff. Passo subito a leggervi le formazioni con il Gorle in maglia bianco-azzurra, che schiera 1 Alborghetti, 2 Acerbis, 3 Cologni, 4 Nembrini, 5 Curni, 6 Acerbis, 7 Tabacu, 8 Remigi, 9 Di Lasso, 10 Lizzola, 11 Birolini. Il mister è Giambattista Ferraris, risponde alla parte opposta con la maglia nero-blu il Pianico, 1 Bertoli, 2 Baccanelli, 3 Guizzetti, 4 Verdi, 5 Valentino Bellicini, 6 Rudelli, 7 Speziai, 8 Taboni, 9 Luca Bellicini, 10 Camanini, 11 Vigani. Il mister è Beppe Manenti, arbitro del match, signor Benamara di Bergamo, che sta controllando le reti. Tutto a posto, pronti alla partenza. Ne approfitto anche per leggervi la classifica, che vede al comando Paladini e Senate con 20 punti, poi 17 Leffe, 16 Villongo, 13 Gorle e Sovere, 12 Accademia, Isola Bergamasca, 11 Mozze Brembillese, 9 Pianico, 8 Laglio e Piancamuno, 7 Zognese, La Torre e Loreto, e chiude a 0 punti il Città di Dalmine. Tutto pronto per la partenza. Partiti il Pianico in maglia nero-blu, attaccherà dalla sinistra all'estero, i vostri schemi, risponderà dalla parte opposta con la divisa bianco-azzurra il Gorle, col primo possesso per i nero-azzurri ospiti. Abbiamo detto in fase di presentazione il promosso Pianico, che ha avuto un avvio certamente inferiore alle attese, certamente complicato, ma attenzione, torniamo subito in cronaca, perché ha provato a sfondare Luca Bellicini senza riuscire sulla corsia di sinistra. Dicevamo, Pianico neopromosso, partito con grandi ambizioni, ha avuto però un avvio complicato nelle prime 8 sfide, soltanto 2 vittorie con 3 pari e 3 sconfitte, mentre attenzione però, perché qui il direttore di gara indica il dischetto e dopo nemmeno un minuto c'è il calcio di rigore per il Gorle. Attenzione, episodio dentro l'area del Pianico, a terra uomo in maglia bianco-azzurra, e calcio di rigore dopo nemmeno un minuto, accolato dal direttore di gara, la signor Benamara della sezione di Bergamo, per il Gorle. Sul pallone Simone Di Lascio, il classe 95, lui contro Bertoli, parte Di Lascio, il suo destro, Bertoli respinge, palla che resta lì, e poi il Pianico libera. Match iniziato subito con un'emozione fortissima. Alla prima opportunità si è guadagnato un calcio di rigore il team di casa, ma Di Lascio si è fatto ipnotizzare da Bertoli, che ha respinto di fatto, gettando al vento la chance di sbloccare subito la sfida. Adesso Pianico, che prova immediatamente a rispondere con la palla per Baccanelli, anticipato, sarà rimessa laterale in favore dei nerazzurri ospiti. Dicevamo, partenza non brillantissima, ma settimana scorsa è arrivata una vittoria molto molto larga, 6-1 in casa con la Torre, che ha ridato convinzione, autostima al team allenato da Beppe Manenti, e oggi la necessità qui di dare continuità non solo a livello di prestazione ma anche di risultato per allontanarsi dalla zona play-out e per avvicinarsi a quella play-off. L'avete sentito dalla lettura della classifica in avvio di match, Pianico che è poco fuori dalla zona calda, a meno 4 dai rivali di giornata, a meno 4 dalle Gorle, che adesso in posta basso dopo aver sprecato subito dopo un minuto un calcio di rigore con Di Lascio murato
da Bertoli. Ha aperto Kurnis, poi si torna dal Borghetti, rinvio efficace ma possesso ancora Pjanico. Verdi, filtrante, ottimo nelle intenzioni, sbagliato però nella misura. Allora altro possesso recuperato dal team ospite, Camanini. Verdi, contrastato, riesce in qualche modo a servire Camanini. Poi Taboni, Guizzetti, tutto regolare secondo il direttore di gara, il contatto ai danni di Luca Bellicini, e quindi sportivamente gol che mette il pallone in rimessa laterale per consentire le cure al numero 9 dei nerazzurri ospiti. Abbiamo detto, anche il gol è partito con ottime ambizioni dopo un campionato lo scorso dove non è proprio riuscito a centrare i playoff, tagliato dalla forbice. Gol che quest'anno vuole ritentare la scalata al vertice della classifica, gol che però ha avuto qualche stop di troppo in questo avvio, avete sentita la graduatoria, è meno 7 dal vertice, attenzione però ai padroni di casa dentro l'area col traversone da parte di Dilascio e con la palla oltre di fondo, diciamo gol che ha avuto qualche stop di troppo, è meno 7 delle due che comandano la graduatoria, il Paladina e il Cenate sotto, gol che settimana scorsa ha asfaltato 8-0 in trasferta Città di Damine, ultimo con 0 punti, sembra già destinato alla retrocessione il team di Dalmine che viene di fatto da un'altra retrocessione l'anno scorso, ultimo in promozione, rischia quindi il seconda retrocessione consecutiva. Domenica appunto gol che ha trionfato facile e oggi volontà di dare un altro strappo importante in termini di risultati per appunto accorciare dal vertice per rimanere agganciato al treno playoff. Adesso possesso palla al sesto minuto esatto di questo primo tempo per i padroni di casa, e ricordiamo lo sprecato dopo poco più di un minuto, subito una chance clamorosa con il calcio di rigore accolato dal direttore di gara ai biancoazzurri di Mister Ferraris, con Di Lascio che però ha sparato trovando l'opposizione decisiva di Bertoli, di fatto fallendo subito una chance importantissima, lasciando il risultato in equilibrio. E adesso Pjanico che sta provando a rispondere, anche se emozioni dopo quella fortissima iniziale non ce ne sono più state. Adesso palla dentro per Avigani, Camanini, combinano bene i due, Baccanelli, Speziari nello stretto, il Pjanico cerca lo spazio per attaccare ma è costretto a perdere diversi metri. Taboni, in mezzo a due, rischia, riesce però a servire Verdi. Ancora Taboni, possesso insistito dal Pjanico che con pazienza prova a sfondare, adesso sulla corsia Mancina, non perfetto il controllo di Luca Bellicini che però recupera il pallone. Taboni, Verdi, Camanini viene incontro lui, poi pensa alla sventagliata, interessante ma non passa, allora Speziari, serie di batti e ribatti, alla fine è sempre Pjanico, Bellicini, Speziari, finta di corpo del numero 7 e apertura per Guizzetti, cross morbido dentro l'area, palla però profonda per Camanini, il gol può allentare la pressione. E adesso riparte da destra il team di Ferraris con giro palla difensivo che adesso passa dai piedi di Kurnis, ex tra le altre
di Albino Gandino e Ghisalbese. Adesso palla profonda a cercare la velocità di Acerbi, contenuto però il numero 3 in rimessa laterale. 8-23, sempre 0-0. E rimessa Gorle con le mani, sempre lui, Simone Acerbi, situazione sinistro, classe 99. La tiene sul terreno di gioco, poi serve il destro da parte di Tabacu, palla che sarà destinata al fondo, non ha rischiato però Bertoli, l'ha toccata comunque e quindi sarà corner in favore dei padroni di casa. Vanno a saltare dentro l'area in 6, ma la palla non arriva perché il Pianico fa buona guardia e riparte in velocità con la finta di corpo da parte di Vigani, messo su, calcio di punizione già battuto. Allora Luca Bellicini, attaccato in maniera decisa, va secondo il direttore di gara, corretta, si gioca e ancora una volta sportivamente il gol, e mette il pallone fuori per permettere di verificare le condizioni di Luca Bellicini, molto sportivo anche qui al Borghetti. Niente di grave per Luca Bellicini, che si rialza, sarà in grado di riprendere regolarmente il suo posto sul terreno di gioco quando il cronometro dice 10 esatti di questo primo tempo, sempre 0-0. Magorle che ha sbattuto un calcio di rigore dopo un minuto con Di Lascio, che ha trovato la risposta determinante di Bertoli. Pubblico, devo dire, abbastanza numeroso sulle tribune, anche se non c'è il pienone. Ci auguriamo sempre, siate in molti, a seguirci anche davanti alla TV, sempre sul canale 84 di Antenna 2, visibile, lo ricordiamo ancora, ormai da marzo, in tutta la Lombardia e anche in alcune zone del Piemonte e dell'Emilia Romagna, per seguire tutti i nostri programmi. In particolare, ovviamente, vi rimandiamo a quelli riguardanti il nostro calcio, il calcio provinciale, il calcio dilettantistico. Adesso Camanini, Baccanelli, Taboni la mette sopra a cercare di trovare bene Vigani, poi Camanini, ottima trama del Pianico, Camanini apre bene Luca Bellicini, Speziari a rimorchio, non riesce però il dribbling, perde il contatto il numero 7, oggi certamente molto offensiva la formazione disegnata da mister Ramanenti, 4-2-4 davanti a Bertoli, retroguardia composta a destra da Baccanelli, assista da Guizzetti, centrali Valentino Bellicini e Rudelli, a fare da schermo davanti alla difesa Verdi e Taboni, e poi quattro attaccanti con Vigani a fare da punto di riferimento offensivo, e alle sue spalle da sinistra a destra Luca Bellicini, Speziari e Camanini. Luca Bellicini che è destro sulla corsia di Mancina, sulla corsia Mancina, Camanini che è mancino sulla corsia di destra, per poter sfruttare il loro piede preferito quando rientrano, possono andare a calciare. Adesso Gorle però, Tabacu, ex tra le altre del Paladina, giocatore tecnico e veloce, l'avete già visto in questo avvio, certamente uno dei pericoli, uno degli uomini più pericolosi del Gorle, al quale il Pianico dovrà fare grande attenzione. Erdit Tabacu, capace di coprire più ruoli in zona offensiva. E adesso al rinvio Bertoli, certamente grande protagonista subito con il rigore parato a Di Lascio, che ha permesso ai suoi di rimanere in linea di galleggiamento e non andare sotto dopo poco più di un minuto di gioco. Dalla parte opposta invece fin qui al Borghetti soltanto ordinaria amministrazione, qui palla centrale insidiosa, la gestisce bene però senza frenesia Remisi, e poi partire dal basso il Gorle. Kurnis, il perno difensivo
grande esperienza per lui. Mentre qui prova a spingere da destra prima di tornare ancora sulla retroguardia. E adesso ancora da Edoardo Kunis. Filtrante per il taglio proprio di Tabacu. Poi prova a spingere a Cerbis, non passa però, allora può chiudere e ripartire il pianico. Palla però profonda dove non c'è nessuno e dove possono gestirla agevolmente i difensori del Gorle. Kurnis. Ha aperto Luca Lembrini, ancora il numero 4 per Kurnis. Poi Lizzola cerca la sventagliata immediata, palla però fuori misura da parte del numero 10, blocca facilmente Bertoli. Verdi, palla fuori misura per Camanini, chiude senza difficoltà Cologni. Poi però il pianico può ripartire, attenzione a Speziari. Filtrante a cercare la rapidità, la velocità di Luca Bellicini. Uno contro uno per il numero 9 del pianico. Cerca di sfondare, ci riesce. Bellicini fino in fondo, palla a rimorchio. Sarà calcio d'angolo in favore degli ospiti. ...14:55 sul cronometro, sempre 0-0. Tra Gorle e Pianico è la nona giornata del girone di prima categoria, 0-0, ma una chance clamorosa dopo poco più di un minuto per il Gorle con bomber di Lascio che ha sparato trovando l'opposizione di Bertoli. Pianico che sta provando a rispondere e adesso lo farà da corner con Taboni a battere. Palla direttamente verso la porta, palla insidiosissima, deviata sul primo palo. Sarà corner dopo un brivido dalla parte opposta. Dopo l'errore commesso in occasione del penalty concesso, Pianico che si è subito riorganizzato, sta provando a gestire il possesso, anche se fin qui occasioni non ha create. Adesso ancora Camanini dal calcio d'angolo. Per lui 6 gol fin qui in campionato, tripletta domenica scorsa. In grande condizione il mancino di Camanini, grande protagonista anche lo scorso anno nel salto in prima con la vittoria del girone B di seconda per il Pianico. Camanini confermatissimo che sta rispondendo al meglio anche in questo avvio di stagione, in gol anche su calcio di rigore contro il Sovere. Mesca permesso in Coppa Lombardia al Pianico di passare il turno, di entrare nel girone a 3 con il Villongo e con il Gorle stesso nel primo match giocato qui a Gorle tra Gorle e Pianico. 1-1 finale, mette attenzione a Luca Bellicini perché non ce la fa, primo cambio obbligato per Mister Manenti, fuori Bellicini, dentro Meloni. Mentre in precedenza Camanini ha rischiato il giallo, graziato dal direttore di gara, diciamo appunto, del percorso del Pianico in Coppa Lombardia, dove ha passato il girone proprio nell'1-1 contro il Sovere nel derby, grazie al rigore realizzato da Camanini. Pianico che nel primo match del girone a 3 con Villongo e Gorle, qui a Gorle, nella prima sfida della stagione tra le due squadre, ha pareggiato 1-1, gol di Pietro Polli dopo il vantaggio del Gorle. E adesso ci sarà la sfida tra Pianico e Villongo prima del match decisivo tra Villongo e Gorle. Ricordiamo che nel girone 3 ne passa soltanto una. E certamente per Gorle e Pianico, squadre come detto ambiziose, che sono partite a rilento in campionato, la chance di tenere vive anche le possibilità in Coppa è una chance importante. Gorle che anche l'anno scorso in Coppa Lombardia ha fatto un gran
percorso arrivando molto molto vicina al successo. Nel frattempo, dopo il cambio obbligato del Gorle, scusate, del Pianico, ne sta per arrivare uno anche per il Gorle, non ce la fa Cologni al suo posto dentro Birolini. Quindi due infortuni in questo avvio, uno per parte. Aveva dato fiducia oggi dall'inizio a Luca Bellicini, mister permanenti, solitamente impiegato a partire in corso. Si è però infortunato quasi subito il numero 9 nerazzurro, il suo posto dentro il giovane, il classe 2002 Meloni, arrivato in estate, ha dato il suo contributo fin qui in maniera significativa, soprattutto a partire in corso, anche oggi. Dovrà cercare di farlo con molto tempo a disposizione, di fatto quasi tutto il match è entrato al 17esimo, mentre per Luca Bellicini, schierato titolare anche a Villongo da mister Manenti, infortunio ovviamente, speriamo si tratti di nulla di serio per lui, che possa essere presto nuovo a disposizione del team nerazzurro. Infortunio come detto anche dalla parte opposta, anche per il Gorle, col terzino sisto Cologni si toccava la coscia quando è uscito, probabile, o meglio quasi sicuro per lui, problema muscolare. Anche ovviamente per il numero 3 bianco azzurro l'augurio di pronta guarigione. Al suo posto è entrato il 2001 Andrea Birolini, è andato a occupare la stessa posizione, quella di terzino sinistro, con certamente un avversario oggi molto ostico, Andrea Camanini, probabilmente l'uomo più in forma del Pianico. Speziari, filtrante perfetto per Meloni, bravo però in uscita a chiudere Daniele Borghetti, attentissimo, il numero uno del Gorle. 20-35, sempre 0-0, con Remigi che si è appoggiato alle spalle per Nembrini. Poi l'apertura di Remisi per l'appoggio di Tabacu nello spazio, la prima discesa di Andrea Birolini, contenuto in classe 2001, sarà rimessa laterale in favore dei biancazzurri di casa. Match che dopo aver avuto un brivido subito con il calcio di gol sbagliato da rilascio, adesso è molto molto equilibrato, occasioni non se ne sono più viste. Anche se il ritmo resta alto, il match resta assolutamente intenso. Vigani, controllo poi raddoppiato. Vigani, arrivato in estate a Pianico, lunga carriera nelle categorie superiori, tantissimi anni in eccellenza per lui, tanti gol con maglie diverse, tra le altre Trevigliese e Grumellese. Una parentesi anche a Pradalunga, certamente un lusso per la categoria. Tre gol fino a questo momento realizzati per lui. Attenzione a Verdi, Verdi uno contro due, Verdi proprio da Vigani, Vigani dentro l'area, Vigani il suo sinistro, palla che resta lì, Camanini a rimorchio per Baccanelli che prova il destro murato e si salva il Gorle. Ma questa è la prima chance importante costruita dagli ospiti. Siamo già dalla parte opposta con Di Lascio dentro l'area e palla fuori di un soffio. Match che avevamo detto bloccato dopo un avvio sprint e invece adesso improvvisamente si è acceso con due occasioni, una per parte, prima Vigani sinistro murato da Alborghetti, poi dalla parte opposta Di Lascio con la conclusione a un soffio dal palo. Adesso calcio di punizione Gorle sul contropiede di Verdi, su palla recuperata, Vigani lanciato in porta, non all'altezza però delle sue qualità il bomber numero 11 nerazzurro.
che ha controllato defilandosi troppo, poi ha sparato in diagonale, buona la conclusione, ma ottima la risposta da parte di Alborghetti, che ha tenuto i suoi in linea di galleggiamento. Poi sul contropiede invece chance per Di Lascio, che ha concluso fuori di un soffio. Stava appunto dicendo di Vigani, certo avanti di livello assoluto, ma importantissimo per la categoria anche Di Lascio, che oggi ha sbagliato sì di rigore in apertura e ha cassato fuori di poco un attimo fa, ma è un centravanti di riferimento, capace di fare il reparto da solo, capace di trovare con continuità la via del gol. Punto riferimento offensivo del Gorle, che in estate ha perso El Mansouri e l'ha sostituito al meglio con Di Lascio. Mentre qui il pallone va lungo sul secondo palo e ci sarà il rinvio da fondo per il Pianico. Al rinvio il Pianico, che adesso imposta dal basso, ovviamente. Formazioni che sono competitive, rose che sono competitive non solo a livello offensivo ma in tutti i reparti, squadre certamente di livello, anche se come detto partite al di sotto delle aspettative. Le Pianico, non solo Vigani in fase offensiva ma anche Speziai, fermo da qualche anno, lui che ha fatto per diverse stagioni d'eccellenza soprattutto con la maglia del Valle Camonica, sta recuperando la migliore condizione, certamente in coppia con Viga rappresentano due terminali offensivi di livello assoluto. Camanini l'abbiamo già presentato, extra le altre di Baradello e Sovere, ovviamente chi segue le nostre telecronache lo conosce bene come tutti gli altri. Mette dalla parte opposta dopo l'infortunio di Luca Bellicini, adesso a completare il quartetto offensivo del Pianico c'è Meloni, adesso ha aperto Simone Acerbis e poi fallo subito in avanti proprio da Di Lascio, quindi calcio di punizione che sarà in favore del gol al 25-48 di questo primo tempo. Stasera il numero 9 è toccato duro. Con Tabacu, certamente a supporto insieme a Matteo Lizzola per comporre un attacco di livello assoluto anche per il Gorle. Adesso calcio di punizione che i biancoazzurri cercheranno di sfruttare nel attaccare l'area con 5 uomini. Palla messa dentro e con Verdi che fa scorrere, ultimo tocco proprio dello stesso Di Lascio e quindi rinvio dal fondo che sarà per il Pianico, già battuto Verdi, Baccanelli, fraseggia il team ospite, poi va su Vigani, ottimo controllo, ottima anche la giravolta e l'apertura, Guizzetti, scende lui a grandi falcate sulla corsia Mancina, poi palla sul secondo palo a pescare Camanini, ben contenuto dalla deviazione aerea da parte di Andrea Birolini che è stato bene nella sfida. Camanini, Vigani tenta il sombrero, non gli riesce e alla fine proprio Tabacu con la sua velocità porta fuori il pallone, contrastato però in maniera molto energica ed efficace da Speziari, l'arbitro dà il vantaggio, allora Vigani, vantaggio che però non si concretizza, allora direttore di gara che torna sui suoi passi, segna calcio di punizione per il Pianico al 27-36, sempre 0-0, ma emozioni che ci sono state e come. Adesso Taboni sul pallone, in panca oggi almeno dall'inizio non della partita, Cristian Tatopoli, il classe 93, anche lui ex Baradello e Accademia tra le altre, anche lui stonato protagonista l'anno scorso nella cavalcata verso la prima categoria, quest'anno gol
estremamente importanti per lui, l'abbiamo già ricordato, quello in Coppa proprio qui a Gorle. Oggi però inizierà la panca, mette qui Vigani dentro l'area, aggancia bene Vigani, non riesce però a sfondare, raddoppiato, e può liberare il pericolo il Gorle con un altro uomo che resta a terra. Dicevamo in precedenza, ovviamente qualche scaramuccia verbale in tribuna, ma niente di serio. Diciamo Petopoli oggi che inizia dalla panca, certamente potrebbe essere un'arma importante anche a partita in corso, come la Franchi, solitamente schierato dall'inizio da mister Manenti, l'ex Darfo, che però oggi col 4-2-4 è stato sacrificato e quindi inizia dalla panchina, non nell'11 titolare, e oltre ovviamente a Pietropoli e la Franchi anche Patelli è entrato dall'infortunio, l'ex Brusaporto, Sanico e Vertovese. Era ad altissimo livello per lui gli ultimi anni, dopo un infortunio grave a Villongo, meno brillante, è arrivato in estate a Pianico, qualche problema fisico per lui in questa prima fase della stagione, certamente tornasse al 100% potrebbe essere una risorsa importantissima per il team di Manenti. Mentre qui attenzione adesso a Vigani centralmente per il taglio da parte di Meloni, Speziari, Camanini fa girare bene palla con i quattro uomini difensivi il Pianico e poi Camanini va direttamente dentro l'area con la deviazione in corner di Alborghetti, toccato anche da Meloni che cercava di arrivare sul pallone, scontro fortuito ovviamente, intervengono subito i sanitari. Ne approfittiamo per completare la panca del Pianico, oltre già citati Pietropoli, Patelli, La Franchi e al subentrato Meloni ci sono il vicepotere Islandi, Zatti, Malaschi, Beguini e Andrea Taccolini, centrocampista di qualità, figlio del presidente Taccolini, arrivato nel mercato invernale lo scorso anno dal Darfo, anche lui protagonista della scorsa stagione, quest'anno tanti problemi fisici, non è ancora stato impiegato con continuità dalla parte opposta, invece in panca per il Gorle praticamente soltanto giovani, soltanto classe 2000, con Gritti, Birolini subentrato da poco, Pastore, Ravasio, Alfieri, Gotti, Crotti, Frigeni e Offer. Adesso corner per il Pianico, si è ripreso senza problemi Alborghetti, palla direttamente dentro l'area con Speziari che cerca la terra di concludere, ma con il Gorle che riesce a liberare, poi duello fisico con Rudelli che resta su, e quindi calcio di punizione in favore del Pianico. Camanini, direttore di gara, qui attento a far ripetere il calcio piazzato, a farlo battere dal punto corretto. Verdi, Camanini, il filtrante per Meloni, ha provato a prolungare di testa il numero 20, non ha però trovato nessun giocatore pronto ad accogliere il suo invito. Ovviamente Meloni ha come qualità principali la tecnica, la rapidità, non certamente il gioco aereo, che è invece uno dei punti di forza dei due centravanti, Vigani e Speziari. Adesso Guizzetti, Verdi, Rudelli, Camanini, buona trama del Pianico, Baccanelli, Vigani, il tacco volante elevato, il coefficiente di difficoltà, non riesce nel suo intento il numero 11 e quindi out Gorle. Birolini, poi la palla sopra, cercare di lascio anticipato in maniera pulita dal Pianico, che adesso va a guadagnare anche l'out della destra, sale il giovane Baccanelli, classe 2001, arrivato a stagione in corso, giocando con continuità, rispondendo in maniera importante alla fiducia data da mister Manenti, mentre centralmente Rudelli e Valentino Bellicino, mai titolari dalla scorsa primavera, sempre schierati nella cavalcata verso la prima categoria,
da marzo in avanti e confermatissimi anche in prima i due centrali difensivi. Oggi, come detto, Turati ha completato a sinistra, la Guizzetti confermatissimo. Il laterale sinistro a proteggere Bertoli, che invece è arrivato in estate dal Darfo. ...33-35 sul cronometro, sempre 0-0, ma match certamente intenso, con il rigore fallito dal gol dopo poco più di un minuto, con Di Lascio che si è fatto pagare la conclusione da Bertoli, e poi doppia chance attorno al 20esimo, una per parte, con Vigani che ha calciato trovando la gara risposta di Alborghetti, con Di Lascio che poi ha concluso dalla parte opposta fuori di poco. Attenzione qui al destro da fuori, tentato da Vigani, errore stavolta in fase di rinvio di Alborghetti. Vigani ha agganciato, ha sparato direttamente verso la porta senza però trovare lo specchio. Suo gol che non riesce a uscire, stavamo dicendo, match certamente vibrante, due squadre che abbiamo detto hanno rose importanti, certamente avvio di stagione per entrambe non all'altezza delle ambizioni, con il gol che a 13 punti è quinto in zona playoff, si va a meno 7 dalla vetta, col Pianico che a 9 punti è appena fuori dalla zona playout. E qui Camani trova un gran sinistro murato in colla da Alborghetti, deviazione però non vista dal direttore di gara, e quindi si ripartirà con il rinvio dal fondo per il Gorle. Grande conclusione da fuori di Camanini, palla bassa insidiosa, Alborghetti va deviato bene in calcio d'angolo, ottima risposta, poi ripetiamo, il direttore di gara non ha visto l'avversario del portiere, ha dato semplicemente rinvio dal fondo con il gol che adesso viene contenuto sulla tre quarti, ma riesce comunque a mantenere il possesso. Lizzola cerca la sponda di Lascio, non la trova per la chiusura efficace del Pianico, e poi riparte, attenzione Camanini, sterzata, attaccato in maniera molto dura da Remisi, arriva il primo giallo della sfida, è per il numero 8 di casa. Camanini certamente anche quest'oggi tra i più brillanti fin qui per il Pianico. Poco fa contenuto in corner da Alborghetti, diversi suoi punti, i suoi spunti interessanti che sono ancora trovato il modo quest'oggi di incidere. Adesso Vigani, contenuto da Kunis, Vigani prova il traversone, dalla parte opposta c'è Meloni, uno contro uno, Meloni contenuto da Simone Acerbis, cerca lo scarico, non lo trova, allora Valentino Bellizzini era in anticipo secco, su Di Lascio, certamente le parti offensive di altissimo livello delle due squadre, fin qui hanno faticato ad incidere. Per il Pianico, ottima chance per il sisto di Vigani, murato da Alborghetti, e poi poco fa Camanini, contenuto sempre in corda dal portiere, dalla parte opposta di Lascio, prima ha sprecato il calcio di rigore, poi ha calciato fuori di un soffio. Ovviamente l'abbiamo detto, rose complete in ogni reparto e che hanno l'ambizione di migliorare la classifica costruita fin qui. Pubblico esigente, certamente quello di Pianico, ma non è anche quello di Gorle, abituati a disputare campionati importanti nelle ultime stagioni. Con allenatori di primissimo livello, su quella delle Gorle c'è, come detto, Battista Ferraris, che ha allenato anche in categorie superiori a lungo, anche con club importanti di eccellenza. Ferrais ormai da diversi anni qui a Gorle con l'obiettivo di fare sempre meglio, mentre dalla parte opposta Manenti, il calciatore, ha fatto anche il professionista, l'abbiamo detto, ha allenato tanto nel calcio provinciale, tra le altre nelle giovanili del Darfo, poi Sarnico,
e biennio per lui. Seconda stagione al Pianicolo, per il trionfo dello scorso anno in seconda, partenza più complicata quest'anno in prima, ma la voglia assolutamente di recuperare il terreno perduto. Meloni apre per Camanini, palla che non arriva ma non la gestisce bene Remisi, e alla fine questo allontanare senza precisione il Gorle. Baccanelli, Camanini pensa alla sventagliata, poi scarica. Non ha rischiato Rudelli, ricominciato da Valentino Bellizzini. Ancora Rudelli. Baccanelli. Fa girare bene palla il Pianico. Verdi. Vigani nel traffico non riesce a passare. E alla fine libera il gol con Di Lascio che fa un gran lavoro in fase di sponda. E con Speziai che poi interviene in maniera dura. Ai danni di Nembrini, guadagnandosi il giallo, secondo cartellino è stato dal direttore di gara, il primo nei confronti dei giocatori maglia azzurra. Ricordiamo in questo primo tempo due infortuni muscolari che hanno fermato Cologni per il Gorle, Bellizzini per il Pianico, sostituiti rispettivamente da Birolini e Meloni. E adesso giro palla Gorle con Remisi che cerca ancora una volta Di Lascio, ottimo suo lavoro in fase di sponda, poi l'apertura immediata di Dezzola, contenuto però da Meloni. Tabacu dopo un avvio brillante si è visto poco, e Gorle che recupera adesso il pallone con Kurnis. Remisi cerca immediatamente l'apertura, gran lancio per Tabacu, uno contro uno, cerca la palla dentro sul secondo palo a raccogliere, arriva Giorgio Birolini. Poi la sventagliata dalla parte opposta di Andrea Birolini, perfetta manovra avvolgente del Gorle che poi con Tabacu prova a sfondare, palla che arriva al limite dell'area e poi respinta di Rudelli, determinante chance questa significativa per i padroni di casa, con Rudelli che si è immolato respingendo la conclusione, ma Gorle pericolosissimo. Adesso siamo già dalla parte opposta con Vigani che punta l'area, cerca e trova lo scambio con Meloni, palla di ritorno però sbagliata dal numero 20, allora ancora Gorle, stavolta però Baccanelli, netto vantaggio e senza difficoltà appoggia per il numero 1 Bertoli, dicevamo appunto dell'attacco delle Gorle con Di Lascio e Tabacco, anche l'esterno Giorgio Birolini, ex Falco, anche lui giocatore di qualità e di rapidità, e poi a rimorchio come detto Lizzola. Adesso Verdi per il Pianico, prova a cambiare ritmo. Taboni finisce per perdere il controllo del pallone, ma poi lo recupera con determinazione e alla fine guadagna il calcio di punizione. Il numero 8. Verdi ha battuto subito, Baccanelli pensa attraverso l'effetto sul primo palo, Camanini contenuto e poi Gorle che con calma dal basso riesce ad uscire. Arriva! Porta palla a Birolini, alla fine attaccato da Baccanelli, punizione Gorle. Remisi. A Serbis. Tabacu che negli ultimi minuti sta provando a cambiare passo, contenuto però alla fine è il Pianico a gestire il possesso con Camanini. Aspetta l'arrivo di Verdi, poi lo trova con un po' di fortuna. Ancora Verdi, ottima giravolta, trattenuto alle spalle Andrea Birolini. Calcio di punizione del Pianico, batte subito Verdi. Speziari. Camanini, occhio a suo mancino, Camanini prova la conclusione, non trova però lo specchio,
Buona trama del Pianico al 43-10 col punteggio sempre fermo sullo 0-0. Ripetiamo però, le emozioni non sono mancate. Tante chance importanti da entrambe le parti. Certamente la più significativa è arrivata subito dopo nemmeno un minuto con il calcio di rigore che Di Lasso si è fatto respingere da Bertoli, o meglio che Bertoli è stato bravo a respingere al numero 9 di casa. E via profondo e out che sarà in favore del Gorle. Palla sopra e respinta dal Pianico, si ribatti e ribatti qui, alla fine il flipper lo risolve Taboni. Vigani, Verdi, Baccanelli, pensa attraversone, lo effetto sul secondo palo, però non c'è nessuno. E Acerbi si appoggia facilmente per Alborghetti, protagonista di due deviazioni importanti, prima su un sinistro di Vigani, poi su un sinistro di Camanini. Ovviamente ancora più determinante da parte opposta Bertoli con il rigore parato a Di Lascio, che poi l'ha graziato poco dopo con un diagonale terminato largo di un soffio. Gole che ha avuto un'altra chance parte poco fa, respinta in estirada da Rudelli, che ha salvato un tentativo praticamente a botta sicura da dentro l'area dei giocatori biancoazzurri. Adesso Meloni, bravo in fase difensiva. Guizzetti, Bertoli attaccato, non rischia nulla, spara sopra a cercare Vigani. Tentativo di spona nel numero 11, partito però in posizione di offside, ravvisata dal direttore di gara, la signora Benamara della sezione di Bergamo. Ricordiamo che in prima categoria non ci sono i guardaline ufficiali, sono i collaboratori delle società, di conseguenza sui fuorigioco arbitri che devono affidarsi soltanto alla propria valutazione. Adesso qui va ancora una volta Meloni a lavorare in fase difensiva su Tabacu, certamente un cliente non facile, l'ex Paladina. E poi Sky Carimocchio per Remigi, di prima dentro, attenzione per il taglio da parte di Birolini. Giorgio Birolini però fermato in offside, direttore di gara che aveva fischiato ancora prima che il numero 11 andasse a conclusione. Non si può di conseguenza parlare di gol annullato, in quanto la palla era già ferma. Certo è, non avesse fischiato il direttore di gara, Birolini si sarebbe trovato solo davanti a Bertoli. Adesso prova a rispondere il Pianico dalla parte opposta con Camanini. Attenzione a Camanini, evita il portiere che è però bravo ad allungare la palla in calcio d'angolo. Camanini che evita il contatto scavalcando il portiere. Vorrebbero anche l'ammonizione per simulazione dalla tribuna tifosi di casa, ma evidentemente Camanini è saltato per evitare il contatto, non c'era certamente rigore ma nemmeno simulazione. Adesso corner con lo stesso Camanini che va a calciare con 6 uomini, maglia nero azzurra dentro l'area a saltare. Scambio corto, Camanini, Verdi, Camanini. Traversone sul secondo palo dove Vigani va a raccogliere, ma non c'è più tempo. Passato anche il secondo di recupero. Prima frazione che si conclude sul punteggio di 0-0, prima frazione vibrante, tante occasioni da entrambe le parti, la più clamorosa quella per il Gorle dopo poco più di un minuto con Di Lascio che ha calciato il rigore poi parato da Bertoli. Quindi per i primi 45 da Gorle è tutto, appuntamento a dopo l'intervallo. Cari telespettatori, ben trovati, siete tornati in collegamento con lo stato comunale di Gorle dove sta per iniziare il secondo tempo della sfida tra Gorle e Pianico. È la nona giornata del girone di prima categoria con il Pianico in maglia nero-azzurra che attaccherà dalla destra la sinistra dei vostri schermi, con il Gorle in maglia bianco-azzurra che risponderà dalla parte opposta. Primo tempo che si è concluso sul punteggio di 0-0 col Gorle che ha fatto un rigore dopo poco più di un minuto con Di Lascio,
Guzzone era spinta da Bertoli, poi diverse buone chance da entrambe le parti, ma nonostante un match vibrante con tante buone occasioni, il match non si è schiodato ovviamente. Questa ripresa cercheranno entrambe di superarsi, cercheranno entrambe i tre punti, le due formazioni. Ricordiamo, entrambe molto ambiziose, entrambe partite con difficoltà. Arrivano però tutte e due da un trionfo settimana scorsa. 6-1 in casa contro la Torre per il Pianico, 8-0 in trasferta contro il Città di Lamine per il Gorle. E oggi la volontà di dare continuità per entrambe le formazioni, che hanno voglia di risalire. Adesso spinge il Pianico con Baccanelli, che pensa al sinistro, palla però altissima, lontana dallo specchio della porta, difesa da Alborghetti. Va a recuperare il pallone il numero uno di casa, che si accinge al rinvio. Va a ripartire dal basso il team di casa, contenuto però, Speziari, filtrante che non passa. Allora riparte il Gorle, che va sulla corsia Mancina. Kurnis imposta il centrale del Gorle, però in maniera errata. Allora Vigani prova a fare andare il Pianico, Vigani sfonda, Vigani fino in fondo, alla fine contenuto dal raddoppio, si guadagna comunque il corner. Vediamo nel primo tempo i futuri muscolari. Luca Bellicini per il Pianico, Cologni per il Gorle, due cambi quasi immediati dopo non eravamo nemmeno al ventesimo. È entrato per il Gorle Andrea Birolini, per il Pianico Meloni. Gorle che ha eseguito un altro cambio anche all'intervallo, con l'uscita di Lizzola e l'ingresso da parte di Davide Ravasio. Adesso corner respinto per il Pianico, che insiste con Taboni. Andrà con le mani adesso il centrocampista, arrivato anche lui in estate, anche lui abituato a categorie superiori. Oggi schierato in mezzo con Capitana Verdi, la colonna centrale del Pianico, confermatissimo in estate. Ovviamente Guizzetti cerca di sfondare e non riesce, allora pensa all'appoggio, alla fine prova a effettuare comunque il traversone. Palla consegnata ad Alborghetti. Parte ancora dal basso il team di Battista Ferraris, ricordiamo anche a Sovere il tecnico, esperienza non fortunata, Sovere che era ormai alla fine del suo percorso in eccellenza, appunto dello scioglimento della società, società come sapete rinata, tornata in prima, è in questo girone e agli stessi punti del Gorle. Mette qui fallo evidente di Taboni, giallo inevitabile per lui, secondo ammonito del Pianico dopo Speziari. Ricordiamo, giallo nel primo tempo è stato dal direttore di gara anche nei confronti di Remigi, arbitro che è il signor Benamara di Bergamo, della sezione di Bergamo. Adesso calcio di punizione al 4:38 di questo secondo tempo in favore del Gorle. Palla sopra e messa fuori dal Pianico, poi sventagliata dalla parte opposta dove va a chiudere Guizzetti. Vigani, buono il controllo e buono anche lo scarico per Meloni, chiuso in rimessa laterale dalla copertura attenta di Luca Lembrini del classe 2003. Tre giovani in campo per il Gorle, quattro invece per
il pianico. Ricordiamo che rispetto alla regola dei giovani prevede sempre 3 in campo, basta anche un minuto senza rispetto alla regola per provocare la sconfitta a tavolino. Adesso ripartenza del Gorle, che però non riesce a trovare lo spazio per verticalizzare, e riparte quindi basso con Simone Acerbis. L'appoggio da parte di Giorgio Birolini, e quindi palla sopra a cercare la sponda del nuovo entrato Ravasio, poi si va a destra, Simone Acerbis, spinge lui, traversone contrastato, poi Taboni, non va da Fronzoli, libera, hanno però a trovare Vigani, attaccato da due avversari, intervento pulito sulla palla, quindi di lascio, alla fine contatti duri da entrambe le parti, devo dire l'intervento su Vigani, c'era passo nettamente sulla palla, e quindi valutazione corretta a nostro avviso quella del direttore di gara, invece falloso il fallo poi successivo, intervento successivo di rilascio, quindi a nostro avviso valutazioni corrette dall'arbitro che fin qui sta tenendo in pugno la partita con personalità. 6.37 sul cronometro, sempre 0-0, punizione pianico alla ricerca della seconda vittoria consecutiva come il Gorle nell'atteso match odierno. Ricordiamo sempre due partite trasmesse integrali da Antenna 2 ogni fine settimana, una va domenica sera 20.30, una invece il lunedì e poi da martedì, tutte disponibili su YouTube con l'attenzione sul pianico per quanto riguarda la prima categoria girone e poi per quanto riguarda l'eccellenza Albino Gandino, Prada Lunghese e Vertovese. Prada Lunghese e Vertovese oggi impegnate nel derby a fine primo tempo, 0-0 la sfida seriana. Ovviamente oltre alle due partite integrali l'appuntamento poi da lunedì sera sempre su canale 84 con tempi supplementari, 20.10 si parte con la tuta di con la rubrica dedicata alla serie D, e poi attenzione qui però a Camanini che cerca lo spunto, la palla lento che arriva sul secondo palo per Meloni, la tiene sotto il gioco Meloni, uno contro uno, palla di Mocchio bellissima per Camanini, controllo non perfetto qui di Camanini, era l'ottimo il servizio di Meloni, ma Camanini invece di sparare ha cercato il controllo vanificando l'opportunità, dicevamo alle 20.40, poi tempi supplementari per seguire tutto il calcio provinciale dilettantistico dall'eccellenza alla seconda categoria. Immagini, tantissime interviste, commenti in studio con le ultime news, con ovviamente l'analisi di risultati e classifiche a condurre sempre Aldo Gualagno, opinionisti oltre a sottoscritto Paolo Piccinelli, Luca Camminati e ospiti a rotazione. Parte adesso Taboni, palla sul secondo palo, palla però completamente fuori misura, si ripartirà con il rinvio dal fondo in favore delle Gorle, certamente a più di ripresa meno brillante, messa meno spettacolare rispetto ai primi 45 dove le occasioni sono state davvero tante da entrambe le parti. Adesso prova comunque il Gorle sulla corsia di destra, Birolini cerca la palla a rimorchio con il contatto dentro l'area, forse c'era un contatto di mani, proteste vibranti in campo ma soprattutto in tribuna da parte degli ospiti. Il direttore di gara ha fatto però giocare lasciando poi il calcio di punizione al pianico. Ovviamente anche questo episodio come tutti gli altri potete rivederlo domani sera con tempi supplementari. C'è il rigore dopo nemmeno un minuto di gioco della prima frazione, era passo netto e infatti il direttore di gara aveva poi assegnato al Gorle con di lascio respinto da Bertoli. Qui invece è situazione più confusa in area, ma poteste insistite dei tifosi di casa. Il direttore di gara, ripetiamo, ha valutato tutto regolare, ha fatto giocare e quindi sempre 0-0. Con il possesso del Gorle cerca di tenere il pallone, Tabacco non ci riesce per l'ottimo intervento di Verdi, Guizzetti
morbido su Meloni. Meloni uno contro uno, Meloni cerca di passare, ottima però l'opposizione difensiva da parte di Nicolò Acerbis, classe 2001, protegge il pallone, una analisi di rivio dal fondo. Simone Acerbis. Va a uscire da destra il Gorle, Pianico che occupa bene gli spazi. Le palle di casa che riescono comunque a gestire il possesso, cambiando lato. Scende a grandi falcate Andrea Birolini, poi però contenuto. Alla fine l'ultimo tocco è il suo, quindi l'out è in favore del Pianico. 11-20. Questo secondo tempo sempre 0-0. Speziari ha lottato molto con Vigani, ha faticato ad incidere però. Con il doppio centravanti Manenti, l'occasione più importante l'ha avuta comunque Vigani. Sinistro murato in corner dall'ottimo intervento di Alborghetti. Poi l'altra chance importante per il Pianico è stata costruita da Camanini, anche il suo sinistro deviato però in corner dal numero uno di casa. Gol che invece oltre al calcio di rigore ha avuto un'altra chance importante con Di Lascio, conclusione terminata fuori di un soffio e poi una mischia con conclusione da distanza ravvicinatissima, respinta in estirada da Rudelli che ha salvato i suoi. Speziari attaccato alle spalle, vediamo se lui aver commesso il fallo, così è. E quindi calcio di punizione gol. Punizione in favore dei poveri di casa che hanno cambiato, come detto, all'intervallo il riferimento alle spalle di Dilascio con l'uscita di Rizzola che ha rispetto comunque un buon primo tempo. Al suo posto l'ingresso di Ravasio, il giovane classe 2002, adesso va ad attaccare da sinistra il gol, ma controlla evidentemente con le mani Andrea Birolini e quindi si ripartirà con il calcio di punizione in favore del Pianico. Al rinvio Bertoli, Vigani cerca la sponda, Speziari, poi profondo per Camanini, sbaglia la misura, è stata terra anche un giocatore del Gorle. Botta rimediata da Kurnis, comunque si rialza. Simone Acerbis. Poi palla sopra, senza misura da parte del Gorle che allora spara senza ballare a Fonzoli. Baccanelli, ottima diagonale, Verdi evita l'avversario, Verdi apre, Guizzetti pensa al servizio profondo, lo trova bene per Speziari, ottimo l'aggancio del numero 7, ancora Speziari, sbagliato però il suo appoggio e quindi può ripartire il Gorle. Ripetiamo, secondo tempo con molti più errori rispetto a quanto visto nella prima frazione e anche molte meno emozioni. Adesso qui va a chiudere con grande attenzione Valentino Bellicini, di testa appoggia facilmente per Bertoli, eredità importante per l'ex portiere del giovani del Darfo, arrivato in estate al Pianico dopo l'uscita di Magrini. Bertoli che ha commesso qualche errore ma ha fatto anche parate importanti come quella di oggi contro Di Lascio su calcio di rigore. Magrini che è tornato a sciovere, classe 83, portiere certamente a livelli altissimi da tutta la carriera, diversi anni per lui tra promozione ed eccellenza, continua ad essere una sicurezza per le squadre che lo scelgono. Adesso Camalini, palla dentro, murata. Si ripartirà con l'out
dalla destra in favore del Pianico. Policamagni che non è arrivato, è rimasto a terra anche un giocatore in maglia nero-azzurra, è Capitan Verdi, che però adesso si rialza, va a controllare il direttore di gara, le sue condizioni, botta al volto, chiama l'intervento dei sanitari. Botta al volto per Verdi, ovviamente non dovrebbe essere nulla di grave per lui, dovrebbe essere ancora in grado di proseguire. Vediamo sullo sfondo tanto movimento sulla panchina della Gorle, che ha già fatto due cambi e ha mandato altri giocatori, Battista Ferraris, a fare riscaldamento. Per adesso invece Malenti, dopo il cambio obbligato nel primo tempo, non ha cambi all'orizzonte. Ricordiamo 5 sostituzioni a disposizione dei mister nel calcio dilettante, che se per la verità ormai da molti anni è così anche nel calcio professionistico. Adesso si ripartirà con l'out in favore del Pianico. Speziali cerca la palla dentro, attaccato, attenzione, proteste qui vibranti stavolta per gli ospiti, con Speziali che è andato giù, volevano il calcio di rigore, il direttore di gara però ha segnato semplicemente calcio d'angolo, una protesta per parte in questo secondo tempo, ma nessun calcio di rigore assegnato dal direttore di gara. Si partirà appunto con il corner comunque in favore del Pianico, mentre Speziali ancora a terra. Dolorante il numero 7, adesso medicato con ghiaccio alla caviglia. Ovviamente il direttore di gara recupererà tutto nel finale. ...17:40 in questo secondo tempo, sempre 0-0 e corner per il Pianico, con Speziali momentaneamente fuori dopo la botta immediata, quindi momentaneamente in 10 gli ospiti che batteranno con Camanini. Palla dentro l'area, respinge con i pugni senza rischiare nulla al Borghetti, prova a ripartire immediatamente il gol ma non ci riesce per l'ottima chiusura del Pianico. Secondo tempo certamente, l'abbiamo detto, meno spettacolare rispetto al primo, con diversi errori commessi dai giocatori, non sono ancora viste occasioni da gol, mentre ripetiamo, nel primo le emozioni erano state tante, ma il match è ancora lungo, ancora mezz'ora più recupero da giocare, con le due squadre che vogliono assolutamente cercare i 3 punti, il pareggio serve a poco per entrambe, per il gol che a 13 sì in zona playoff, ma a meno 7 dalle due che comandano, da Seriate e Cenate, e con il Pianico che è a 9 punti, appena fuori dalla zona playout, lontano non solo dal vertice ma anche dalla zona playoff, ha bisogno di uno scatto, di trovare un'altra vittoria dopo quella conquistata settimana scorsa. La squadra ospite per cambiare passo in classifica, stessa necessità ovviamente per i padroni di casa, allenati da mister Ferraris. Due squadre che, l'abbiamo detto, sono già sfidate in Coppa Lombardia. Qui a Gorle 1-1 il punteggio. Aveva apparecchiato Pietro Polli il vantaggio del gol. Attenzione a Vigani, entro l'area Vigani. E palla larga, prima chance del secondo tempo per il Pianico. Vigani ha controllato bene, ma poi in estirada non ha trovato lo specchio. Si resta sullo 0-0. Buona chance del Pianico, adesso ripartenza dal fondo per il gol. Abbiamo letto due squadre che sono affrontate anche in Coppa Lombardia, 1-1, pareggio di Pietro Polli al vantaggio del gol. Girone a 3 con il Villongo questa settimana. Il Pianico sfiderà il Villongo, poi ultima sfida tra le altre due contendenti, una passa, le altre due eliminate. Guizzetti, Vigani, e quindi out in favore
del Gorle, ovviamente vantaggio per il Gorle, giocare l'ultima sfida e non la penultima, come il Pianico, qualora dovesse fare risultato il team nero-azzurro, il Villongo arriverebbe già eliminato all'ultima sfida contro il Gorle, che potrebbe avere appunto il vantaggio di giocare contro una squadra che non ha più nulla da chiedere alla competizione, ma sono calcoli preventivi, bisogna prima giocare. Verdi, Taboni, rinvio sballato, out in favore del Gorle. Vigani che oggi non ha trovato il colpo, l'aveva realizzato a Villongo e poi nel match interno successivo senza però riuscire a portare i suoi tre punti. È entrato a partire in corso nella sconfitta di Cenate, invece non ha trovato il gol nel rotondo 6-1 di domenica scorsa contro la Torre, dove i protagonisti sono stati altri, soprattutto l'abbiamo detto, Camalini con tre reti realizzate. Vigani che oggi, pur non trovando la rete, si è comunque reso pericolosissimo due volte nel primo tempo, trovando la gara risposta di Alborghetti. Attenzione adesso, tutto deve volare, Vigani, Camanini cerca il sombrero, palla che non arriva dopo il suo tocco sotto, proteste del gol perché c'è un giocatore a terra, gol che però poi riparte. Remisi, chiuso Baccanelli, out in favore dei biancoazzurri di casa. Dicevamo, Vigani che ha avuto due chance oggi, prima trovando la gara risposta del Borghetti in corner e poi poco fa mandando fuori il suo diagonale dopo essersi liberato dalla marcatura stretta della rete uguale biancoazzurra. Palla sopra per Speziai, ottimo aggancio del numero 7, Taboni, Meloni, arriva Guizzetti come un treno sulla corsia mancina. Meloni però rientra e cerca la sponda di Vigani. Attenzione a Vigani che si libera dentro l'area. Vigani, gara risposta del Borghetti, ancora Vigani e poi viene contenuto in calcio d'angolo. Seconda chance in pochi minuti per Vigani, prima l'ha calciato fuori, qui invece doveva aver saltato l'avversario, aveva trovato lo specchio. Risposta però ottima ancora del Borghetti, certamente grande protagonista fin qui. Calcio d'angolo per il Pianico, Taboni sul pallone, palla sul primo palo, palla che attraversa lo specchio e poi alla fine Baccanelli a concedere l'out in favore del Gorle al 23-16, col punteggio sempre fermo sullo 0-0. Rudelli, torna da Bertoli, ovviamente grande protagonista Alborghetti con due parate su Vigani, con uno su Camanini, ma Bertoli ne ha fatta una ancora più importante, l'abbiamo detto più volte, ricordato più volte, rigore parato a Di Lascio dopo poco più di un minuto della sfida. Attenzione adesso a Tabacu, dentro l'area Tabacu, su diagonale, palo pieno, palla che resta lì e poi alla fine libera il Pianico, ma occasione clamorosa per il Gorle. Tabacu era sfuggito a destra, ha trovato un gran diagonale, ma il suo tiro è stato respinto dal palo. Abbiamo appunto detto della chance clamorosa per Vigani, doppia chance in pochi minuti, col suo sinistro prima largo e poi murato dal portiere, ha risposto dalla parte opposta a Tabacu con un palo incredibile e poi con il gol che non è riuscito a concretizzare sulla ribattuta successiva. Certo è che se non ci eravamo ancora divertiti in questo secondo tempo, le occasioni sono fioccate in pochi minuti dopo le numerose viste nella prima frazione. Siamo ancora fermi sullo 0-0, ma davvero tantissime emozioni in un match che ha rispecchiato le attese della vigilia, con due rose importanti che certamente sono superiori alla classifica che hanno in questo momento, soprattutto quella del Pianico, che è a meno 4 dal Gorle.
mentre si ripartirà con il pallone per il Pianico. È pronto il secondo cambio degli ospiti, ricordiamo che due li hanno già effettuati i palloni di casa. Taboni, Verdi, Bertoli pressato, spara lontano a cercare Vigani, forse è attaccato in maniera fallosa il numero 11 con Guizzetti che scivola e con Tabacco che sfugge. Se nel primo tempo non aveva inciso il numero 7, questa ripresa sta dimostrando tutte le sue qualità, tutta la sua tecnica, la sua rapidità che abbiamo già descritto. La confermata nell'azione di poco fa col dribbling secco e col destro che è terminato sul palo, mentre qui ha provato Birolini da fuori, gran tiro e grandissima risposta di Bertoli in calcio d'angolo. Ed eccolo il secondo cambio delle Gorle, fuori Speziari, dentro la Franchi. Davvero gran tiro quello poco fa di Birolini, palla pulita destinata all'angolino e grandissima la risposta di Bertoli che spedisce in calcio d'angolo. Certamente due portieri tra i migliori in campo, sono i migliori in campo fin qui di questa sfida. Mette qui la rovesciata, è spettacolare, ma addomesticata senza difficoltà dal numero uno del Pianico. Mette qui, si è andata dalla parte opposta con Vigani che aggancia in maniera perfetta, poi cerca il gol da lontano, giocata dall'alto coefficiente di difficoltà, va ben effettuata da Vigani, gran controllo, gran destro, palla che si sa non lontana dalla traversa. Nel frattempo, l'avevo detto, anche un cambio per il Pianico con l'uscita di Speziali che ha lottato ma non è riuscito ad incidere. L'ex Valle Camonica a rientro in questa zona Pianico dopo alcuni anni fermo per continui problemi fisici. Speziali che sta cercando di ritrovare la continuità. E dentro la Franchi, ovviamente l'ex centrocampista del Darfo, classe 98, ha caratteristiche diverse, non è un attaccante ma appunto un giocatore abituato a calcare le zolle in mezzo al campo, grande protagonista lo scorso anno come in questo avvio di stagione, comunque positivo per lui, oggi sempre schierato titolare, oggi dalla panca e quindi ingresso a partita in corso. In questo finale il suo contributo sarà importante certamente per gli ospiti. Mentre adesso prova a ripartire il Gorle con Remisi a cercare la palla sopra, vedremo come si ridistribuirà il Pianico dopo il cambio che, se immaginiamo, passerà al 4-3-3. Mister Manenti con la Franchi che andrà a dare a Manforti in mezzo al campo, a Verdi e Taboni. E con la fase offensiva che sarà spinta dal tridente Meloni, Vigani, Camanini. Adesso Gorle batte rapidamente sulla corsia di sinistra per Remigi. Sempre il numero 8 con Di Lascio che cerca il movimento dentro l'area, poi va direttamente verso la porta. Questo però è un passaggio aperto di conclusione, troppo distante dalla porta del numero 1 ospite. Adesso però prova a insistere il team di casa dopo le due occasioni importanti costruite. La prima da Tabacu, destro respinto dal palo, e la seconda conclusione da fuori di Birolini, murata in corner dallo strepitoso Bertoli. Due occasioni che sono arrivate dopo le due costruite da Vigani a confermare il grandissimo equilibrio visto fin qui oggi in campo. Adesso fuori Di Lascio, al suo posto dovrebbe entrare Frigeni.
30 e 15 in questo secondo tempo, sempre 0-0 e cambio effettuato adesso dal Gorle, che ha tolto di lascio, ovviamente pesa sul suo match il rigore sbagliato. Oggi il Bomber non ha l'altezza delle sue qualità. Questo finale probabilmente anche stanco, lascia il posto al giovane 2003 Fregeni, che cerca di dare la sua freschezza nell'ultimo quarto d'ora in zona offensiva per il Gorle, in un match con tante occasioni da entrambe le parti, in un match che però nessuno fin qui è riuscito a sbloccare tra le due contendenti, che arrivano da un periodo complicato ma anche da due vittorie rotonde domenica scorsa, che hanno voglia della continuità di risultato, di prestazione per risalire la classifica. Ovviamente entrambe a cassa dei tre punti oggi, il pari serve a poco ad entrambe. Bertoli su Taboni, scavalcato, è lui adesso a fare il riferimento più alto dei tre centrocampisti, e lui a supportare più da vicino Vigani, con a sinistra Meloni, a destra Camanini, e con la coppia centrale di metà campo composta da Verdi e la Franchi. Camanini ancora a gamba per sprintare, Vigani, ottima la sua sponda per Taboni, messo su in maniera regolare con il direttore di gara, quindi si gioca. Remisi, Tabacu, poi palla a destra per Yuri Frigeli, appena entrato scarica alle spalle, poi Simone Acerbis ad effettuare il traversone, palla sul secondo palo, fallo in attacco per il Gorle, punizione per il Pianico. Al rinvio Simone Bertoli, rinvio profondo per lo stacco aereo di Vigani, stavolta anticipato, allora Meloni, Verdi, Baccanelli, filtrante per Vigani, attenzione a Vigani, dentro l'area Vigani cerca lo spunto, non trova però lo spazio. E alla fine riparte dal basso il Gorle, con la palla filtrante che non arriva e viene recuperata dal Pianico. Camanini, Rudelli, la Franchi, giro palla dei neroazzurri, e poi vanno su Taboni. La Franchi, Verdi, giro palla insistito che poi sfocia a sinistra, Guizzetti attaccato alle spalle e gol del vantaggio, Vigani la protese, poi cerca l'apertura dalla parte opposta, fuori misura ma liscia la retroguardia del gol, e alla fine Camanini può intervenire, attenzione a Camanini, filtrante buono per Baccanelli, Baccanelli fino in fondo, il traversone e calcio d'angolo in favore degli ospiti. È pronto nel frattempo anche il quarto cambio per i padroni di casa, prima però ci sarà il calcio d'angolo, invece ne ha effettuato soltanto due Beppe Valenti per il Pianico. Camanini chiama lo schema, poi va a rimorchio per la Franchi, cerca il dribbling, cerca il sinistro la Franchi, palla che resta lì, alla fine il direttore di gara interviene, botta in testa per un giocatore in maglia bianco-azzurra, giustamente il signor Benamara va ad intervenire per controllare che tutto sia a posto, niente di grave. Si è già rialzato, giocatore bianco-azzurro, e quindi si potrà ripartire. Prima però i cambi del Gorle sono due. Fuori Nembrini, dentro Marco Pastore, questo è il cambio deciso da Ferrari, soltanto uno, fuori Nembrini, dentro Pastore.
Verdi. Taboni cerca l'aggancio, non gli riesce, ma tiene il pallone, lo fa però in maniera fallosa, quindi calcio di punizione in favore del Gorle, 35-40 sul cronometro, sempre 0-0 match, quindi Bratto con tante occasioni ma che ancora non si è sbloccato, entrambe le squadre stanno cercando di vincere la partita. Adesso riparte il Gorle dal basso con Verdi che va a rallentare la manovra dei biancoazzurri, che poi provano a destra con Frigeni, affrontato in maniera pulita da Guizzetti, concede comunque l'out il terzino sinistro nero-azzurro. Palla ancora dentro l'area del Pianico, alla fine Birolini però viene contenuto, può liberare il team ospite. Taboni per Vigoni, Vigani mandato a vuoto dalla sponda del numero 8, ma alla fine palla recuperata da Berto, dice a lui effettuare immediatamente il rinvio. Ha perso l'equilibrio, l'ha sbagliato, ma sbaglia anche l'appoggio il Gorle, quindi out in favore del Pianico. Gorle che recupera il pallone in mezzo campo ma non lo gestisce bene, allora la Franchi, adesso che un po' di stanchezza, un po' di errori da entrambe le parti. Camanini che ancora benzina, prova a mettere profondo per Taboni, aggancio non perfetto del numero 8, può liberare il pericolo del Gorle in due tentativi, alla fine possesso mantenuto dai biancoazzurri di casa. Pianico che prova a portare comunque il pressing alto. Adesso con Meloni e alla fine Verdi che recupera il possesso ma sbaglia l'appoggio, alto filtrante con Bertoli che è in netto vantaggio, che serve subito Guizzetti, la sua sponda non trova però nessun compagno, adesso davvero tanti errori, la sensazione che però il match sia davvero sul filo dell'equilibrio, che ogni palla potrebbe essere quella decisiva. Friseni, controllo non all'altezza però è bravo a lottare e a mantenere comunque il possesso. Poi al limite dell'area cerca lo spazio per andare a calciare il Gorle con Andrea Birolini che però conclude debole e centrale, e Bertoli blocca senza polemica, ma lì aveva chiamato immediatamente la palla dalle sue parti, si rammarica per non essere stato servito, si scusa Bertoli, non l'aveva visto. Adesso Rivera profondo, il numero uno ospite certamente insieme ad Alborghetti, autore di una gran prova, due parate straordinarie in primis, il rigore più volte ricolato di Lascio e una su botta da fuori perfetta di Birolini. Attenzione però adesso a Vigani, lui murato due volte da Alborghetti, stavolta non passa Vigani. Frigeni cerca il filtrante con fuorigioco di partenza da parte di Giorgio Birolini e con la punizione che sarà in favore del Pianico. Prima però un cambio per gli ospiti con l'uscita di Meloni e l'ingresso di Patelli. Cambio eseguito, fuori Meloni, dentro Patelli. Meloni che era già subentrato nel primo tempo a Luca Bellicini, infortunato dopo 17 minuti della sfida. Meloni che però si è faticato ad incidere, si è mosso ma con poco costrutto. Ovviamente adesso anche è un po' a corto di benzina, lui che è titolare, gioca molto molto di rado, che oggi subentrato già al 17esimo del primo tempo, aveva giocato parecchi minuti e quindi nel finale dentro Patelli per cercare forze fresche, per cercare lo spunto. Ovviamente non ancora al top Pietro Polli, che rimane in panchina, tanti problemi fisici per lui in questo avvio di stagione, mancanza importante poi il Pianico, Pietro Polli l'anno scorso certamente protagonista della seconda categoria vinta, poi mette il protagonista principale, mette qui Verdi, rischia il dribbling al limite dell'area,
buon per lui però che il direttore di gara accordi punizione in favore dei suoi. Ha già fermato il balù. Alla 40 e 32 di questo secondo tempo, meno di 5 minuti, più recupero da giocare. E Messi, come detto, continua a dare la sensazione di essere sul filo dell'equilibrio e di potersi sbloccare da un momento all'altro. Le difese concedono, gli attacchi hanno certamente qualità incredibile che dopo le tante occasioni costruite da entrambe le parti, la sfida si è ancora ferma su 1-0-0. Adesso qui punizione Pianico, Vigari è andato a lottare, a recuperare il pallone. Il numero 11 oggi si è battuto davvero molto, ha trovato però due volte una gran risposta di Alborghetti, mentre in una terza situazione ha calciato lui largo senza trovare lo specchio. La Franchi si avvicina per farsi dare il pallone. Alla fine però si passa da Valentino Bellicini, alla fine del direttore di gara fa ritardare la battuta che va a richiamare proprio Vigani e il suo marcatore dopo la situazione precedente, invitando i due alla calma. La sventagliata di Baccanelli che arriva Patelli, attenzione, primo pallone toccato per il numero 18, cerca lo spunto, gli riesce, poi palla a rimorchio dentro per Taboni, contenuto, l'ultimo tocco è del numero 8, sarà rinvio dal fondo in favore del Gorle. Rinvio profondo, prolungato, dove però va a chiudere Valentino Bellicini. Camanini, Taboni anticipato, allora prova il Gorle con lo spunto tentato da Birolini, messo su, arriva il giallo inevitabile per Baccanelli, ci sembrava meno da qui, tant'è che ci sarà calcio di punizione fuori dal Gorle e giallo nei confronti del difensore nero-azzurro a fare lo spunto per il gol. Era stato Davide Ravaso in classe 2002, poco più di un minuto, più recupero al termine della sfida, con punteggio sempre fermo sullo 0-0 col gol, che qui prova a trovare la giocata che sbloccherebbe la sfida. Tabacu direttamente verso la porta, c'è anche una deviazione, sarà calcio d'angolo. Formazioni perfettamente consapevoli che il punto serve a poco, stanno cercando di superarsi entrambe, cercando la verticalizzazione, la fase offensiva in maniera quasi immediata ogni volta che entrano in possesso del pallone. Adesso corner per il Gorle, palla sotto porta con l'incornata da parte di Birolini, palla consegnata a Bertoli, certo che questa era un'occasione importante per il Gorle. Si sarà dalla parte opposta con Vigani che sfugge sulla destra, perde però l'equilibrio e quindi finisce per consegnare il pallone ai padroni di casa. Siamo stati dalla parte opposta con la rimessa che adesso andrà a battere Guizzetti. Buona chance poi costruita prima dal Gorle con l'incornata di Birolini, troppo debole, ha consegnato il pallone aperto di stavolta, non ha dovuto faticare per stoppare la sfera. Il numero uno ospite Guizzetti chiama la palla alla Franchi col suo movimento, non lo serve Guizzetti. Ricordiamo quattro cambi effettuati dal Gorle e tre dal Pianico, mentre qui Bertoli viene trovato dalla Franchi, attaccato da due giocatori, non ha voluto rischiare. Il numero 19, Bertoli. Invio non perfetto, favorisce la ripartenza immediata del Gorle. Attenzione con il tentativo da fuori, però abbondantemente largo. Ha dato il vantaggio qui il direttore di gara, non ha approfittato però il Gorle. Una conclusione affrettata e terminata abbondantemente larga.
Vigani, Camanini, Taboni, attenzione al pianico con Taboni attaccato da tre giocatori, alla fine ottiene l'out, il massimo potesse ricavare da quella situazione. Ancora Camanini, bravo a proteggere palla, poi attaccato da due giocatori, perde controllo della sfera, prova a mettere fuori il contropiede, il Gorle va a commettere fallo Rudelli, quindi calcio di punizione già battuto dal Gorle. Tabacu trivela sopra per Andrea Birolini, cerca di passare Birolini e calcio di punizione in favore del Gorle, trattenuto Birolini tra le proteste rumorosissime dei padroni di casa. Detto di gara che però ha segnato immediatamente il calcio piazzato senza esitazione. Gorle che potrà approfittare di questa situazione quando siamo già 1 minuto e 30 oltre il novantesimo. Tabacco sul pallone, vedremo se cercherà direttamente la porta il numero 7. Così è, Bertoli respinge, poi palla al limite dell'area, stavolta far muro, è la retroguardia del pianico che alla fine sventa il pericolo, anche se l'out è in favore del Gorle. Quando è segnalato anche il secondo di extra time, non abbiamo visto segnalazioni, non sappiamo quanto sarà il recupero assegnato al direttore di gara, ma le pause sono state comunque numerose, evidentemente l'extra time sarà corposo. Questo duello sulla linea di fondo e alla fine il direttore di gara che fa giocare e Guizzetti che libera Patelli, poi esce il pianico, stavolta fallo evidente in anni di Valentino Bellezzini, quindi calcio di punizione che sarà per i nerazzurri ospiti. Bertoli, quando siamo entrati nel quarto di recupero, duello in mezzo al campo, Verdi a cercare subito Patelli, anticipato allora Gorle, contenuto però Friseni e quindi fallo successivo da parte di Remisi, calcio di punizione che sarà in favore del pianico, una delle ultime chance della sfida. Ancora ferma sullo 0-0 con le due squadre, ancora la cassa del gol che la sbloccherebbe, ripetiamo però 0-0 che non rispecchia certamente quanto visto sul terreno di gioco, tante occasioni da entrambe le parti, giusto il pari fin qui perché le chance sono numerose per tutte e due le contendenti, ma certamente qualche gol avrebbe potuto arrivare. Si prova ancora il pianico, Patelli, palla dentro per Taboni, anticipato all'ultimo, sarà corner per i nerazzurri ospiti. Ottima qui la lettura difensiva delle Gorle, Taboni si era lanciato sulla palla di Patelli sul secondo palo, ottima però la chiusura della retroguardia biancoazzurra. Adesso calcio d'angolo con il piano che attacca l'area in massa, Camanini, Patelli di prima dentro, Patelli, poi Vigani e palla che resta lì. Chance importante sull'ultima azione per il pianico con il traversone di Patelli, la girata di Vigani e la palla che è rimasta lì, poi bloccata dal Borghetti. Finisce la sfida, finisce sul punteggio di 0-0, un match ricco di emozioni ma che non si è sbloccato, alla fine è un punto che serve a poco ad entrambe le contendenti. Quindi da Gorle è tutto, un ringraziamento a Riccardo Ravez per le riprese, un saluto da Stefano Savoldelli, buona serata, appuntamento domani sera con Tempi Supplementari. Ignorante.